Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Ci siamo ritrovati dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, pronti per giocarci gli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Nello scorso video abbiamo chiuso la passata stagione, abbiamo visto un po' di dati, c'è stato un piccolo colpo di calciomercato, ma veramente frivolo, quasi inutile mi verrebbe da dire, visto quello che dobbiamo andare a fare. Tecnicamente, se le cose vanno come vorrei che andassero, abbiamo questo episodio, abbiamo l'episodio dei quarti, abbiamo l'episodio della semifinale e abbiamo l'episodio della finale. Con, se dovessimo vincere la finale, nello stesso episodio poi ci andiamo a giocare anche l'eventuale Supercoppa Europea. Ma comunque, ragazzi, tolto questo, sono tre gli episodi che ci mancano. Quindi siamo veramente, veramente vicini alla fine e non volevo stravolgere la nostra squadra. Quest'oggi andremo a vedere andata e ritorno della partita contro la Juventus. Nient'altro. Voglio dare spazio alle immagini. Voglio che vi mettiate comodi e voglio che ve la godiate. Quindi andiamo in campo. Mi metto le cuffiette alle orecchie, ovviamente gli imprevisti li faremo tranne per l'eventuale finale. Questa è la formazione della Juventus. Carne secchi, Vivian, Kalulu, Lenormand, Sule a tutta fascia, a destra, Ealing Junior a sinistra. Simpatico come nella realtà entrambi siano stati venduti. Thuram, che effettivamente nella realtà è arrivato, Manu Koné, Miretti, bel centrocampo sia fisico ma anche di buona qualità. Krupa, Tell. Questa è chiaramente la nostra formazione dove quest'oggi non giocherà Leo. Facciamo giocare Christensen, dai, sti cazzi. La formazione c'è, quello che non c'è è la divisa. Andiamo con la prima divisa e ci siamo. Ragazzi, imprevisto, sono un po' teso, posso dire 3-2-1. Ho una paura fottuta della rivoluzione che non esce da un po', da troppo tempo. Grazie Odino per l'occasione, tra l'altro, maglietta. Dio Dino. Andiamo in campo, signori. Sempre sul pezzo. Forza FK Lofoten. Allo Juventus Stadium. Mamma mia, non la vedrete tutta. A seconda di come andrà questa, poi eventualmente il ritorno la vedrete tutta, ma lascerò parecchio spazio alle immagini. Qui secondo me le cose si fanno molto, molto piccantine. Sule prova a puntare Cri. Che recupera il pallone, subisce fallo. Sono stato espulso per molto meno. Meglin prova spazio dalle parti di Yulman. Attenzione perché è in profondità. Nipan che ci prova con il destro a giro. In realtà volevo tirare di mancino a giro e invece mi è uscito un tiro di esterno destro. Scusatemi, non ho avuto la prontezza nelle dita. E palo cerca spazio. Meglin verticalizza Isaacson. E palo arriva Cree che può metterla in mezzo. È lunga ma non mi dà Nipan. Nessuno può andare a raccoglierla. Però guadagniamo una buona rimessa laterale in posizione pericolosa. Nipan bellissima per Yulman che la mette nel mezzo. E c'è forse un tocco di mano di Yulman. Sì, la prendo. La prendo, easy. Carne secchi sull'incornata pazzesca di Isaacson. Allora, per il momento chi sembra in confusione è la Juventus. Non riesce a prenderci le misure. Occhio a questi attaccanti però, che quando trovano spazio rischiano di essere troppo pericolosi. Manu Koné, fermato da Yulman. E adesso possiamo ripartire con Nipan. Haraldsson. Ho sbagliato. Penso bisogna stare un pochettino più tranquilli, ma soprattutto lucidi. Lucidi. Ecco la lucidità di cui avevo bisogno. Meglin! Centrale per carne secchi. Empalo, centralmente, Haraldsson. La controlla, ancora Empalo. Cri. Stavolta non andiamo al cross, ma al tiro di Empalu! C'è il tocco di braccio di Kalulu. Si è visto. Chiaramente il braccio era dietro il corpo. Non è neanche tocco di braccio. Ragazzi, si fa quel che si può, eh. Ormai il gioco l'abbiamo imparato a conoscere. Arazza. Io oggi faccio una cosa inedita. Haraldsson! Forte centrale! Carne secchi ci tuffa! Siamo avanti! Sì, siamo avanti! Un po' una mezza ladrata, ma siamo avanti. Io fatico a tirare le centrali ai rigori perché su questo gioco i portieri stanno tante volte fermi. Tantissime, come se lo sapessero che quella volta lo tirerai centrale. Attenzione a te, il chiuso ancora da Yulman che fa una diga, ragazzi, paurosa, impressionante. Meglin, sale Christensen.
La mette in mezzo e Palu! Carne secchi! In calcio d'angolo aveva colpito e Palu non si è nemmeno spettinato, il nostro Estone preferito. E Palu, dove c'è Haraldsson? Lenormand mette fuori. Chi ci arriva? Secondo voi chi ci arriva? Krupa, mannaggia la sacra Krupaggine. Passa ancora per Hjulmand, provaci. Mamma mia, carne secchi, ancora una gran parata. La Juventus è totalmente in pappa. Schema. Eccolo in palo. Beglin. Nipan. Mannaggia, ancora. 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 Oggi siamo baciati, ragazzi. Oggi siamo baciati dalla fortuna. Oggi siamo baciati dalla fortuna. Ancora Haraldsson. Facci vedere Haraldsson. Firma sta doppia, dai. 2-0. 2-0. Già vi leggo nei commenti, ma oh, raga. Pace. Pace. L'anno scorso siamo usciti dalla Champions in maniera brutta. Quest'anno mi prendo tutto, mi prendo tutto. A parte che stiamo dimostrando una superiorità qualitativa impressionante. Impressionante! Finisce qui il primo tempo. Siamo avanti 2-0. Due calci di rigore. Due falli di mano. Era da un po' che questo non succedeva. Va bene così. Non abbassiamo la guardia. Perché nel momento in cui si abbassa la guardia, la Juventus accorcia e poi il gioco va dalla loro parte. Giochiamo come abbiamo giocato fino ad ora. Che siamo divertenti. E Palu. Palu ad andare in slalom. Attenzione perché Sule è già ammonito, ragazzi. Giochiamo da quel lato. Bravo Meglin. In seguito Turam. Pallone recuperato. Fortunati qui però nella gestione. Dai, puntiamo Sule. Mannaggia. Sì, bravi ragazzi, anche in difesa. Oh, c'è anche Rutto. Dai, Rutto, porco. Una palla hai toccato, l'hai sbagliata. Mannaggia. Bravo Cree, bravissimo. Attenzione qua, Krupa. Centralmente per Tell. Primo intervento di Rutto. Bravissimo. Ma però... No, vabbè, ragazzi. Ma di cosa parliamo? No! Dovevo andare con Meglin. Ho voluto troppo. Occhio qua, sono uscito male con Videl. Krupa. Fermato da Christensen. Con un intervento spettacolare. Avessi fatto Leo, mi sarei tirato giù i pantaloni. Haraldsson. Che bella gestione. Io ancora non ho fatto un cambio. No! Bravo Nipan. Non è fallo. Allora, andiamo con i cambi. Fuori Haraldsson. Dentro Knudsen. Fuori Meglin, andiamo con Tessman. Guardate centralmente che spazio lascia la Juventus. Knudsen. Isaacson. Dai ragazzi, sfruttiamo questo momento. E Palu. Centralmente morbida per Isaacson. Il controllo. Dietro per Hjulmand. Ancora carne secche che oggi ha fatto una quantità di parate sensazionali. Attenzione Tell. Prova a puntare Christensen. È sicuramente più veloce. Cree però ha l'aiuto di Breivik. È buona. Raga, andiamo a chiudere, per favore. Non ci credo. Ancora carne secchi. No, stavo per tirare con Videl. Finisce qui. Avanti 2-0. E se devo essere sincero, ma cos'erano dei gormiti? Questa Juventus non mi ha per nulla impressionato. Non so se siamo stati noi che abbiamo overperformato, ma questi siamo noi, ragazzi. Questi siamo diventati noi. Forti. Fortissimi. Ma aspettavo comunque di più dalla Juventus. Non dico che sono un pochettino più tranquillo, ma semplicemente perché veramente deve succedere il disastro prima che io mi faccia rimontare di due gol. Poi si vada ai supplementari. Insomma, di che parliamo? Nel frattempo, tra l'altro, ho visto il programma di crescita di Haraldsson. È diventato un 85. Quindi nel frattempo stiamo anche crescendo. Cerchiamo di non perderli di vista, però, i ragazzi, perché comunque voglio arrivare alla finale di Champions bello spinto. E Rutto può diventarmi anche un 86, raga. Dai, ragazzi. Vabbè, Crick non mi interessa.
Ti voglio un 82, Videl. Anche te, Leo, bene, 2 settimane. Adesso gioca e sale. Hjulman bloccatino, ma direi che 85 va più che bene. Mansberg è diventato un 82. Meglin non cresce più, ma ci va bene lo stesso. Nipan vicino al 91. Knudsen all'87. Zac è diventato un 87. E anche Torvalds. Redan Sund è vicino all'81. Empalu non credo arriverà all'87, ma va bene così. E Haraldsson direi che l'abbiamo bloccato all'85. Yebo a 82. Easy probabilmente 85-86. Però bene ragazzi, bene. Con le forze come siamo messi? Siamo messi alla grande. Più che altro quest'anno. Ma qualcosa con la nazionale ce l'abbiamo o no? Ma è mai possibile sta cosa, ragazzi? Ma scusatemi, ma non siamo nel 2030? Ma ci dovrà pure essere qualcosa. Mannaggia vostra, mannaggia. Pronti, ragazzi, per giocarci il ritorno. Formazione della Juventus che non cambia. Cambia solamente nella disposizione. Lenormand Kalulu. Solo quello. Noi con la titolare ci siamo. Non so come mai questi giocatori siano scontenti. Oggi però ci vado con l'altra maglietta, quella bianca, quella bella, quella che gasa, quella che si rende più forti. Imprevisto. 3-2-1. C'è qualcuno lassù, veramente, che ci vuole far arrivare alla fine. Andiamo in campo sempre sul pezzo, forza FK Lofoten. Enningsvair. Tutta l'aura, tutta la forza di Enningsvair. Per portarci ai quarti di finale di Champions. Come partita forte la Juve. Dammi un giocatore. Bravo Rutto, bravo Rutto. La Juventus che viene a giocare a Enningsvair con la neve, magari non sono abituati, noi lo siamo. Però sono pareti molto ma molto più forti i ragazzi di Thiago Motta. Buona palla recuperata. Giochiamolo nello stretto, non diamogli punti di riferimento. Bellissimo. Punta in palo, punta. Punta in palo, punta in palo. Punta in palo. Ancora carne secchi. Sembra di nuovo in formissima. Attenzione perché siamo scoperti. Miretti. Tornato anche Leo. Prova a chiudere. Proprio Miretti su questo tiro. Para Rutto. Empalu. Easy. Si torna da Empalu. Questa volta però vado con il cross. Non so cosa sia, ma è tutto bellissimo. Carne secchi ancora. Sul tiraccio di Isaacson. Difensivamente, ragazzi, perfetti. Perfetti. Con l'aiuto di Hjulmand abbiamo trovato veramente un bel centrocampista con lui. Chiaramente so che è forte, ma non pensavo che in game sarebbe stato così prestante. Haraldsson. Meglin. Hjulmand. Meglin prova a passare. Lotta. Vince Vivian. Devo dire che se fosse stata questa Juventus all'andata, le cose sarebbero state forse, anzi sicuramente, un pochettino più complicate. Matistella riapre. Ragazzi, sono più vivi. Sono più accesi. Sono più vogliosi. Noi non abbiamo cambiato molto. Non mi sento particolarmente in ansia. Ma con questo gollettino preso un pochettino sì. Bravo Haraldsson. L'hai rirecuperata. Questa volta in maniera legale. Haraldsson. Nipa. No, perché non tiri di prima come straminchia viene? Te l'ho chiamato di prima. Ancora Videl in chiusura su Krupa. Isaacson. Nipan, centralmente, Isaacson! Ancora carne secchi. E Palu. Ancora Isaacson. Lenormand la mette fuori. Leo la tiene viva. Niente da fare per Krupa. La chiama Nipan. Dov'è il pallone? Mannaggia, non lo vedo. E allora mi sa che è questa la vera Juventus. Bravo, Leo. No, 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 no. Dobbiamo gestirla meglio. Riesce a prenderla, Ruto? No. Manca un minuto alla fine del primo tempo più recupero. Siamo in difficoltà. La Juventus spinge. Bravo Empalu. Via. Scappa, 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 scappa. Anzi, giocala. Non fischia però, eh. Non fischia, non fischia, non fischia. Fischia. Fischia, 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 fischia. Sospirone. Tranquilli. Dai. Che se puede. Dai che se puede. Ma io per il momento non cambio nessuno. Che bella squadra, ragazzi, che abbiamo. Anzi, sapete che un cambio lo faccio? Fuori Meglin, andiamo con Tessman. Inseriamo un pochettino più di fisico, creiamo una diga ancora più accentuata, ma comunque di qualità. Jelert. Vinci Jelert? Porca miseria, ci guadagniamo un buon calcio d'angolo. Empalu. Dai easy, dai easy, dai easy, dai easy. Niente. Fammi sognare. Niente. Aia. Krupa è passato.
Anche su Videl? No, su Videl no. È passato solo su Yellert. Bravo Videlone comunque. Tiene botta. Tiene un bel po' botta. Yulman. Tessman. E Leo addirittura che agisce da terzino di sinistro. Noi lo facciamo spingere. Non mi interessa. Nasce come trequartista sto ragazzo. E si va. E si va. Leo. Leo. Non trovo un giocatore. Yulman adesso. Isaacson. Ancora Leo. Te lo meriti, Yulman. Ancora carne secchi. Non riusciamo a segnare. Sono moltissimo fuori con Videl. Moltissimo. Videl, torna a casa, per favore. Torna a casa. Ok, siamo di nuovo in linea. Tessman, Haraldsson, Yulman. Tutti e tre sul portatore di palla. Questo è il sacrificio che io voglio. Haraldsson. Nipan. Attenzione perché si è sovrapposto Yellert. Mi stanno giocando questo pallone con una frazione di secondo in ritardo. Non capisco. Anche qui gliel'avevo data di prima, eppure l'ha dovuta controllare. Prendiamo? Arca boia, per poco. Bene, però l'inserimento di Tessman a centrocampo, raga. Però che ansia. Che concentrazione che ho. Yulman. Yulman! Cosa? Ma l'avete sentito anche a Dani che ha detto... Sì, a Dani. Pardo che ha detto intervento pulito sul pallone. Ma sì, a Pardo! Ma che sei, bipolare? È un intervento pulitissimo. Da scorreggiare. Non faccio cambi per ora. Miretti. Pareggio Juventus. Sì, però ragazzi, cioè, quello che vi voglio dire io, nel senso... Cioè, quante parate ha fatto carne secchi? Cazzarola. Due tiri in porta. No, tre tiri in porta. Una parata di Rutto. Chiamo Reitan Sunde. Siamo anche Previca a destra. Stiamo nuovamente spaccando carne secchi. Non ce la fa più. Però sotto 2-0 in casa nostra, ragazzi, non è accettabile. Sai che siete in tre. Vai col pressing. Cioè, guardate, guardate anche la Juventus come ne è uscita da sta situazione. Poi se devo dire la verità, io non ho neanche segnato su azione alla Juventus. Bravo Leo, mamma mia. E anche Kri a fermarlo in quel millisecondo. Attenzione perché Reitan Sunde ha spazio. Può giocarla Isaacson. Non c'è credo. Rigore! Rigore. Chi di rigore ferisce, di rigore ferisce. Brecalo in campo per parare il rigore. Sverrificante. Sverraviglioso. Così è veramente godurioso. Così è veramente godurioso. Stavo tremando, mi tremavano le dita, mi tremavano. Ma che si è magnato Isaacson? Carnesecchi è veramente letale. Se Carnesecchi parasse pure i rigori, ragazzi, sarebbe il miglior portiere del gioco. Io una roba del genere non l'ho mai vista. Noi non siamo stati precisissimi, però porca miseria. Passiamo noi. Passiamo noi. Secondo me, al netto di tutto, è un passaggio meritato. È vero, abbiamo segnato su rigore tutto quanto, però miseria, abbiamo creato tantissimo. Poi bisogna anche saper finalizzare, questo è vero. Però due volte su due il migliore in campo della Juventus è Carnesecchi, dai. Cioè, anche oggi devastanti. Bisogna essere un pochettino più cinici, di là. Sì, Miretti 9,2. E Carnesecchi dove lo metti? Va, Scurze, va là. Oh mamma mia ragazzi, oh mamma mia, che fatica. Allora, qui abbiamo di certo il passaggio del Manchester City sullo Shakhtar.
abbiamo di certo il passaggio del Paris Saint-Germain sul Bayern Monaco e di certo il passaggio chiaramente nostro sulla Juventus, ma anche del Liverpool sul Siviglia. In realtà abbiamo tutti i verdetti, perché il Napoli batte l'Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, il Salisburgo, l'Arsenal, il Leverkusen e il Milan, il Real Madrid. Porca miseria, ragazzi. Ma che poi, ve posso dire una cosa, ragazzi? Io non lo voglio scoprire adesso contro chi saremo. Io lo voglio scoprire nel prossimo episodio insieme a voi. Cioè, voglio aprire il prossimo episodio con lo scoprire chi sarà il nostro prossimo avversario in Champions League. Facciamo così. So che è una roba un pochettino da bastardini, Però, che ve devo dire, ragazzi? Oggi sono fatto così. Raga, il video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, chiaramente sarà un video magari più breve rispetto al solito, ma questi ultimi episodi ho voluto organizzarli così. Fatemi sapere cosa ne pensate, per migliorare sempre. Chiaramente noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove scopriremo chi affronteremo nei quarti di finale di Champions. Ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto anche questo video. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo ai quarti.